All'interno di un qualsiasi gruppo musicale di jazz, stilisticamente incanalato nel bebop, nel cool jazz o nell'hard pop, ma in forme diverse anche in correnti precedenti e successive, il collegamento tra la sezione armonica e l'insieme della ritmica è spesso affidato al contrabbasso, che suona il cosiddetto walking bass. Se volessimo trovare l'origine di questa pratica, largamente condivisa, noteremmo che il fenomeno non zampilla dal genio di un singolo individuo, ma è frutto della combinazione di diverse tecniche di accompagnamento. Queste abilità sono state distillate da più musicisti alla fine degli anni 20 del 1900, tramite un processo graduale che trova un'impennata improvvisa quando il dominio della tuba, all'inizio degli anni 30, viene interrotto drasticamente dall'introduzione nella sezione ritmica del contrabbasso. In quegli anni ci fu un cambio strumentale che decretò un mutamento estetico decisivo per le sorti del jazz. Ciononostante, le tecniche armoniche sul nuovo strumento ebbero un'evoluzione lenta. I motivi alla base del rallentamento furono essenzialmente due: le difficoltà tecniche incontrate dai musicisti.